Signore e signori, buonasera, bentornati su GTA Online. Siamo tornati dal mitico D, che non mi ricordo come il cazzo si chiama, forse Davis, Devin, non lo so, però noi siamo nel posto, signori, il nostro laboratorio di acidi che abbiamo sbloccato tramite una missione, tra l'altro, se non sbaglio non abbiamo proprio neanche pagato per averlo, quindi situazione un po' particolare. Qui abbiamo tra l'altro una piccola officina, ma scusa. Tramite l'armeria posso acquistare e potenziare la versione MK2 alcune armi. Cosa posso potenziare che ancora non ho? Beh, ho tutto praticamente. Infatti, cioè, mi sembra strano, eh? Dopo anni che giochi a GTA Online, strano che tu non abbia tutto. Bro, t'a posto? Avviare un incarico? Ah, non so se voglio avviare un incarico, anche perché qui è tutto disagio. Ma poi è tutto vuoto qui, cioè, com'è che mi porta business sta roba qui? Come l'automatizzo? Questa è un'ottima domanda. Ora non so se avere l'incarico col bro direttamente da qui, oppure se mi conviene uscire dal freak shop e andare qui dove c'è la D. Cioè, se io vado qui dove c'è la D, cosa mi fa fare? Premi E per giocare a prima dose, guidatore designato? Non ho capito. Non ho capito, ma nel dubbio, vediamo che cos'è. È una di quelle missioni. Esatto, una missione così. No, non è ciò che voglio fare. Andiamo dall'incarico del bro D. Ah, figa, ma c'ho 1 milione in contanti? No, 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 figa, posa tutto. Pazzo che va in giro con 1 milione in contanti. Se muori lo perdi. Oddio, non lo so se lo perdi davvero. Però, finanze e servizi, investi nel rosso, menu, deposita. Deposita 1.040.000. Yes. Perfetto. Allora, bro, fammi fare qualcosa, dai, bello. Vieni qua. Pool Gans. Mi sento molto strano. Ah, Dax, ecco come cazzo si chiama. Epsilon Program, che cos'è? Hanno delle piantagioni in cui coltivano rimedi erboristici. No, non dirmi che è la stessa. No, eh. Io spero che tu non mi voglia far fare di nuovo quella missione insulsa, perché era una missione insulsa, dell'aeroplanino con gli insetticidi. Se mi fa fare ancora quella roba qui è l'ultima missione che faccio, perché oltre al fatto che l'ultima missione che ho fatto con Dax era esattamente quello, però se sono solo quel tipo di missioni lì, cioè do forfè immediatamente, ce ne torniamo in ufficio, ce ne torniamo in agenzia, che almeno sono missioni belle. Oh, devo fare esplodere qualcosa? No, probabilmente no. Io sbaglio sempre quando vedo che posso fare esplodere qualcosa, faccio esplodere. Ed è un errore. Allora, mi fa prendere una macchinina. Vabbè, dai, già che posso prendere una macchinina. Meglio del solito. Prendi gli agenti chimici pericolosi. Prendiamo gli agenti chimici pericolosi. Però dal bagagliaio del Bison. Prendiamo. Devo farlo. Vai a Cypress Flats. Andiamo, bro. Tranquillo, si va. Allora, Cypress Flats. Oh, quello facciamo esplodere. Fai esplodere quella roba lì. Quelli sono nemici? Palese, palese. Oh, mica è pieno qui. Porca vacca. Dobbiamo contaminare il sistema di irrigazione? Però, ma sei un pazzo maledetto! Sistema di irrigazione non è. Cioè, è borderline attentato terroristico qui. Ma senti, noi facciamo esplodere le cose che possiamo far esplodere. Ma non so se queste cose vanno esplose o meno. Senti, irrompi nella serra. Irrompiamo. Allora, tra l'altro, lui si aspettava che io mi muovessi non. Oh cazzo, ma non ho più giubbotti antiproiettili? Questo è un problema. Non ho più snack, mica, questo è un grosso problema. Vabbè, proviamo a irrompere nella serra. Vediamo quanta gente c'è. Sarà pieno. Maledetti, sarà pieno. Porca vacca. È pieno, sì. Allora, un colpo alla volta, signori. Si mira la testa e si ammazza tutti. Ok? Un colpo alla testa e siamo tutti sereni. Dai, dai, girati, bro. Alzati. Allora, purtroppo davvero non ho molta vita. Cioè, il rischio è davvero di morirci. Ed è un rischio molto realistico, in realtà. Mica, qua, ma spacciatori sono più vecchiette che spacciatori. Chi altro c'è? A parte che non sono professionisti che mi lava bene. Uno è morto. Quello lì. Ok, morto anche lei. Mica 8.000 colpi nel culo ho dovuto dare. Ah, devo she said.
Il brulo ammazziamo. Ok, contamina la riserva idrica. Ok, allora sistema di irrigazione, però insomma non della città. Ho detto, mica, cazzo, è davvero atto terroristico? Mi sembra eccessivo. Eccessivo, dai, anche per un gioco, o no? E invece c'è chi direbbe, no, non può essere eccessivo, non deve essere eccessivo. Va bene, attiva sistema di irrigazione, ma lo attiviamo subito, bro. Vieni qua, attiva. Allora, a quanto pare sempre dobbiamo contaminare delle robe di spaccio. Usciamo da qui? Minchia, devo uscire velocemente, sennò muoio. O sbaglio? Infatti, mica, è stato tutto fatto. Cammina, cammina. Ha effetti strambi, magari a te piace. Ma tu sei tutto scemo. Come fa a piacermi sta roba chimica? Sopravvivi a allucinazioni? Oh, porca puttana. Che cazzo? Oh, oh, gran figlio di buona donna. Che cazzo è, un film horror? Oh, porca puttana. No, sta roba horror, no, così. I clown, porcaccia maledetta. Sono morto. Eh? Perché? Perché sto cadendo? Oh, porca vacca. Sopravvivi alle allucinazioni. Se mi fai sparare, magari sì. Oddio, oddio. Li devo menare, li devo menare. No, no, sono morto di nuovo. Oddio, ma è un disastro. Che cazzo è? Strafatto a merda. Cioè, cadi dall'alto, dove cazzo sei? Non riesco a sparargli, gran figli di buona donna. Cioè, capito, come cazzo faccio? Fritto, 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 fritto. Non mi fai... Non ho un'arma. Fai vedere se mi fa selezionare un'arma. Menali, 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 menali. Menali, 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 menali. No, continuo a morire. Capito? Se mi stanno facendo spawn killing, io come cazzo faccio a sopravvivere a sta roba? Madonna, oh, che palle. Ora, io lo seleziono il bro, eh. Allontanati, allontanati, scappa, scappa. Ma questo che cazzo è? Questo è il bro delle allucinazioni. Oh, quanti cazzo siete? Mica, oh, dove cazzo siamo? In Maranza, in Corso Como. Porca vacca. Quanti cazzo siete? Ma chi è che mi ha attaccato? Ma cosa è? Sono morto? No, basta, morto definitivo, no. Ah, ok, sono sopravvissuto. No, raga, mi stavo impanicando. Ho detto, che cazzo è sta modalità? Oddio, e dove sono finito, mo? Oddio, è così che iniziano i film horror. 50k? Beh, mica male. Mica male per una missione del genere, 50k. Ma dov'è la mia moto? In Culonia. Vabbè, recuperiamola. Strana questa missione. Non me l'aspettavo. Una roba del genere, onestamente. Però simpatica. Strana, ma simpatica. Facciamone un'altra, dai, facciamone un'altra. Dov'è, dov'è, dov'è? Andiamo dal D. Ora, sono curioso, arriveremo a un punto in cui probabilmente le missioni saranno cicliche. Se mi fa rifare quella roba dell'aeroplanino con i fumi, cacata epocale. No, è bloccato, non mi fa fare nulla? C'è tipo un countdown? Prima di poter avviare un altro incarico dei Fooligans, occorre aspettare un breve periodo di tempo. Sei un maledetto, ecco cosa sei. Ma posso provare altre allucinazioni qui? Perché secondo me sì. Whisky no, non mi interessa. Devo dirmi che non c'è un bong a giro qui in mezzo, ma non ci credo manco se me lo... Eccolo là. Bong. Ora, perché il whisky, l'ubriacatura è un conto, ma se mi strafaccio di bong, qualcosa succederà. Anzi, io so addirittura che se ti ubriachi troppo, ti risvegli da qualche parte nel mondo. Pensa se ti strafai che cosa succede. Non lo so. Una domanda. Oh, guarda che inizia a vedere tutto verde. Esperimento sociale. Cosa succede se fumi in GTA Online all'infinito? Scopriamolo subito. Forza un po'. Continua a bere. Cioè a bere. A fumare. Madonna, il bong, che roba brutta. Forza un po'. Ok. Che si sta iniziando a vibrare un po' tutto. Ma mica, 4 hit di bong mi sembra già una bella cosa impegnativa. Però... Ma che canzone vecchissima è questa? Bellissima, eh? Però vecchiotta. No, niente, si è già svegliato. Non gli dà fastidio, non lo urta. E niente, il bong, vabbè, lo lascia solo un po' così verdognolo. Vabbè, come non detto. Vabbè, il bro qui non mi sblocca nuove cose, che è un peccato. È un peccato. Questa missione è stata un po' horror, ma anche simpatica.
particolarmente semplice andando con l'oppressor, c'è anche da dire. Però insomma, non male, non male. Sembra tipo LA Noir, o tipo, o un gioco più vecchio, tutto pixelato, o una roba tipo mezza detective. Chissà per quanto rimane strafatto, tra l'altro. Vabbè, vabbè. Ma senti, mi sa che la mia cassaforte è piena, perché c'è un segnalino rosso. Uno dei VIP è scomparso? Ma in che senso? Ah, intanto svuotiamo la cassaforte. Beh, 250k non è poco, eh. È vero che è da un po' che non ci torniamo qui al nightclub, però. Guarda che bella, tutta piena. Forza un po', prendi tutto. Ok. Ora, andiamo al club. Cioè, andiamo a capire cosa è successo, più che altro. Ma posso uscire anche da qui? Vediamo se mi fa uscire da qui. Sì, ok. Allora, al piano di sopra c'è qualcuno che è scomparso. Dov'è? È dietro il bar? No, ma come dietro il bar? No, come cazzo faccio ad andare dietro il bar anch'io, però? Ah, c'è un ingresso secondario. Da qui? No? Ah, questa porta qua. Oh, bro, ma cosa fai qui dietro? Oddio, è morto. È morto? Oddio, non possiamo dire che è morto qualcuno nel mio nightclub. Ah no, devo portarlo a casa. Però da fatto? Un po' un disastro qui, eh. Va bene, porta al centro di riabilitazione. Lo portiamo. Purtroppo con la pioggia non è il massimo guidare questa macchinina, eh. Io te lo dico. Oh, ferma un po'. Non è ciò che volevo fare io, eh. Cioè, io volevo fare una missione di consegna. Vabbè, siamo qua. Portiamo il bro al centro di riabilitazione. Facciamo questo segno di buona volontà nei confronti della razza umana. Guarda come si drifta con la pioggia così. Bellissimo. Guarda qua come drifta. Bellissimo. Oh, piano. Oh, mica, sennò. Sì, vabbè, la barra dello spavento è andata a metà praticamente. Dai, che siamo quasi arrivati. Stai calmo. Oh, Tony, dimmi. Oh, cazzo, abbiamo superato la metà. Il bro è bello spaventato. Se sbatto contro una... Oh no. Andiamo pianino. Rispettiamo la distanza di sicurezza. Il traffico. Dai che siamo arrivati. Forza un po'. Lo sterrato non è il massimo. Dai, manca 100 metri. Eccoci qua. Tutti contenti. Apri un pochino qui. Ed eccoci arrivati. Contento? Ora mangerai centrifughe per il resto della tua vita. Top, ripeto, io qui non ci volevo venire, però eccoci qua, non la voglio questa macchina merdosa, dammi il mio, la mia oppressor voglio, grazie. Ed eccoci qua arrivati, molto più veloce così con l'oppressor. Chissà se portassi il VIP sull'oppressor quanto cazzo sbocca a destra e a sinistra, tipo chaff, quando lanci chaff però vomito, mica bello. No, allora, volevo vedere come eravamo messi a livello di magazzino, perché comunque la cassaforte è piena, il magazzino in teoria è andato avanti anche lui. Popolarità, siamo al massimo, grazie al Broski che è mezzo morto. Siamo contenti, no? Siamo contenti. Allora, 47 su 360, che sono 350.000 dollari. Insomma, poteva andare meglio. Popolarità, siamo al massimo. Musica spinge come al solito. Qui non possiamo fare altro, va bene. Anche se mi hanno detto che quando hai, dov'è, tipo importazione dal Sud America, quando questo raggiunge il 10 su 10 ti conviene vendere, perché gli altri non hanno, cioè non ti danno abbastanza soldi in generale, eh. Poi non lo so come funziona. Top. Beh, potremmo vendere. No, dai, non vendiamo, che non ha senso. Ecco, però sta roba che non puoi scalare, questa roba automatica, un po' mi dispiace, ecco. Un peccato. Va bene, signori, ma ci siamo allucinati bene. Per questa puntata è tutto. Ci vediamo prossimamente, sempre qui sul canale, su Rien Chill. Ciao a tutti.